Ed ecco il video del giorno del mio esame di guida. Cercherò di portare un po' di registrazioni, proverò a registrare durante la guida, a patto che questo non mi distragga dal fare quello che devo fare e quindi guidare perfettamente, rispettando tutti i limiti, rispettando tutte le precedenze, mettendo frecce da tutte le parti. Poi dipende anche che tipo di giro mi vogliono far fare. Ovviamente devo indossare tutta la dotazione obbligatoria per l'esame, quindi pantaloni lunghi, scarpe chiuse, giacca da moto con protezioni e paraschiena, guanti, casco integrale ovviamente, e ginocchiere che mi forniranno loro perché non le ho prese, non ce le ho. Spero che vada bene, alla fine io sono sicuro di come guido tutti i giorni, però sapete bene che guidare tutti i giorni non vuol dire saper guidare come vuole l'istruttore o comunque sia l'esaminatore di guida. Perciò sarà molto difficile mettersi nell'ottica di fare esattamente le cose come andrebbero fatte. Speriamo che non duri troppo la guida su strada, perché chiaramente più tempo dura, maggiori rischi e maggiori possibilità di sbagliare ci sono. Perciò vorrei che almeno facessero una roba abbastanza veloce. Che poi ormai, nel senso, la moto non è che non la so portare, alla fine la sto usando tutti i giorni da maggio, quindi siamo ad agosto. Un pochino qualcosa spero di aver captato e imparato. Via, riprenderò a registrare più tardi. Ma rifaccio un attimo. Passi che sei già in spinta e stai andando. Primo, fai una partenza dal virato. Passi sul punto che dice via il tempo. Che stai già andando. 30 a 40 all'ora, esatto. Secondo, secondo, andando troppo avanti. Fai scattare già. Quindi, non succede un cazzo, però lì intanto se parte il tempo, è tempo che viaggia. Lì, secondo me, se ne accorge un quel tipo gli dice, no, devi rifarlo. Esatto. Allora te ti caghi addosso, ti fai segue mentali, dice, mica devo rifarlo, però ero partito bene, cazzo, non sa ce l'ho rifatto, mi imparano io. Per evitare questa stronzaggine qua, partiamo indietro, sì, sì. Teniamo proprio tranquilli, quando siamo pronti, che viene anche detto, quando sei pronto, ti prepari mentalmente, quando sei pronto, vai. Tiro, vai. Ok? Quindi comunque possiamo partire un pochino più distante. Sì, non troppo, sì sì. No, beh, è chiaro. Perché il tempo, ragazzi, che questa moto qua, se c'è il 125. Dici, vabbè. Tiri la prima, lì diceva giustamente, la tiri quando la tiri là. Di Palermo. Ma queste qua, basta che te la fai sciolto lo slalom, evitando i rischi, cioè passando bene al centro tra un video e l'altro. Fai la curva normale tranquillo, ogni tanto in curva e poi qua ci tiri della fisica, esci dalla curva, tiri una marcia, sei 90 all'ora, in pratica.
risciolto nella strada. Perfetto. Sì, sì. Grazie, via, la prima prova del circuito è andata bene, ora aspettiamo che facciano un po' di prove su strade, io penso di essere l'ultimo e speriamo bene, dai, è una prova, ok. Tutti adesso devono passare. Spero di aver finito e spero di essere andato bene. Sì. Ciao a tutti raga, post esame. È andato tutto a posto, tutto benissimo. Mi sono anche divertito a farlo, poi c'era comunque un bel ambiente, eravamo 8 ragazzi, tutti promossi, è andata benissimo, benissimo proprio, sono veramente veramente contento finalmente, questa patente meritata, prego, sono veramente contento finalmente, ci ho messo un pochino perché qualche mese di più forse a prenderla questa patente, però è andata tutto bene e sono veramente contento. Il percorso con i birilli, sia quello lento che quello veloce, entro i 24 secondi, sono andati benissimo, tutte e due, senza nessun errore, infatti con scioltezza aggiungerei, perché comunque un paio d'ore prima siamo andati lì sul piazzale a fare un po' di pratica anche. Devo dire che comunque mi sono anche divertito, è stata una bella esperienza, eravamo appunto in 8, tutti promossi, tutti ragazzi giovani, è stato divertente sia comunque fare qualche amicizia piuttosto che scambiarsi delle opinioni, è stato molto molto bello, mi sono molto divertito e poi chiaramente sono contentissimo di aver preso la patente A3 e ora niente, non mi
non mi ferma più niente, posso andare un po' ovunque. Una bella sensazione. Devo dire che comunque un po' di, diciamo, un po' di dubbio normale ce l'avevo sulla mia riuscita. Ero molto sicuro perché comunque la moto ci vado già in giro tutti i giorni, ci andavo, quindi un po' complice appunto il fatto che la usi sempre, più fai pratica e più la guidi bene. Ma poi diciamo che la preoccupazione si è un po' sciolta e sono andato molto molto bene. Video un pochino atipico questo, perché sarà sicuramente incasinato. D'ora in avanti inizierò a fare un po' qualche uscita anche fuori porta, perciò così posso fare anche l'autostrada, i pezzi autostradali. Chiaro, rimango sempre un neofita, rimango sempre un novellino, però intanto la patente ce la siamo messa in tasca, ragazzi. Alla prossima, gente. Grazie.